Identità, sovranità e tradizione sono i temi su cui si fonda la neonata associazione Piemonte Russia, che è stata presentata nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris. Obiettivo: promuovere la conoscenza della Russia e la sua attualità, progettare e realizzare eventi e iniziative culturali, collaborare con le associazioni dei cittadini russi presenti in Piemonte sul territorio nazionale ed extranazionale. Anche Piemonte Russia, perché il Piemonte è la regione che di più ha sofferto da queste sanzioni, era la regione che più di tutte esporta verso la Russia dei rapporti culturali e dei rapporti economici che noi non vogliamo assolutamente perdere, ed è necessario far sentire la nostra voce, che non vuole assolutamente un confronto agguerrito con la Russia, ma vuole una collaborazione e vuole un rapporto di reciproco rispetto, sia economico sia culturale sia politico. Assistiamo a una sorta di propaganda antirussa potenziata da tutti i media occidentali e quindi anche quelli italiani, che seguono la vulgata mondialista di voler dividere la Russia dall'Europa, trasformando la Russia da un'opportunità e da un paese amico tradizionalmente dell'Europa e dell'Italia in un avversario aggressivo imperialista. Quando è il terrorismo internazionale e l'ondata di immigrazione senza freni e tutti gli altri problemi, oltre che la grande crisi economica, quelli sono problemi veri, non trovare inimicizia nei confronti di una Russia che non vuole assolutamente aggredire l'Europa.